C'ho un caldo colossale, spero di non sciogliermi mentre guido. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road! Oggi parliamo di anni 80, ho già parlato dello zio Aldo Jones, adesso parlo di un altro youtuber che parla degli anni 80, dei cartoni animati degli anni 80, ma un po' anche della vita che c'era negli anni 80. Oggi vi parlo di Stefano Piffer. Stefano ci parla dei cartoni animati degli anni 80 e lo fa in una maniera, secondo me, eccezionale, quindi trovate subito sul doobly-doo il link al suo canale e vi segnalo due cose differenti. Ossia, due trame dei cartoni animati, dei, secondo me, cartoni animati un po' più rappresentativi degli anni 80, e due cose, due storie sulla vita negli anni 80. Quindi cominciamo, primo video che vi segnalo sul doobly-doo, Mila e Shiro in 3 minuti. Veramente fatto benissimo, molto divertente, e comunque tutta la trama di Mila e Shiro in 3 minuti. Eccellente! E secondo video che vi segnalo sul doobly-doo, Lady Oscar in 3 minuti e mezzo. E di nuovo una cosa ben fatta, ben studiata, un racconto eccezionale che ho trovato molto divertente, e comunque guardate tutti i video, tutti i cartoni animati degli anni 80 che sono stati riassunti da Stefano, sono veramente uno migliore dell'altro. E invece, per parlare un po' degli anni 80, della vita negli anni 80, vi segnalo altri due video. Innanzitutto il capitolo 6, le pubblicità degli anni 80. La pubblicità è cambiata tantissimo negli anni, e di questo tra l'altro parlerò in un altro vlog, ma le pubblicità degli anni 80 in certi casi sono rimaste nel cuore, sono entrate un po' anche alcuni detti, sono entrati in detti che si usano ancora al giorno d'oggi, e sono nati, appunto, nelle pubblicità. Quindi in questo capitolo 6 si parla delle pubblicità degli anni 80, e c'è anche una top 5 delle pubblicità più note degli anni 80, quindi video che merita tantissimo. E inoltre, vista la quantità abnorme di caldo, questo video ci può stare sicuramente il capitolo 11, i gelati, che molto meglio che parlare dei minestroni, sicuramente. Comunque, lui è Stefano Piffer, trovate il link al suo canale e i video che vi ho segnalato sul doobly-doo, andate, iscrivetevi, è un canale veramente eccellente, i suoi contenuti sono divertentissimi, quindi fidatevi, è veramente molto bravo. E parliamo all'argomento del giorno, e quindi continuiamo a parlare di anni 80. Allora, io sono nato nel 1976, quindi nella decade degli anni 80, dal 1980 al 1989, io ho vissuto tutta la mia infanzia. Nel 1980 avevo 4 anni, quindi proprio tutta la fascia dai 4 ai 13 anni, tutta la mia infanzia l'ho vissuta nel nucleo centrale degli anni 80, e ho tantissimi ricordi positivi degli anni 80, sicuramente. Da una parte, certamente i cartoni animati con i robottoni, ne abbiamo parlato, o anche tutta un'altra serie di cartoni animati, tutti quelli riassunti da Stefano Piffer, anche quei cartoni animati che forse in qualche modo si sarebbero dovuti considerare femminili, più dedicati alle femminucce, come, non so, Candy Candy, che comunque tutti noi maschietti degli anni 80 abbiamo guardato, ma anche ho i ricordi dei telefilm degli anni 80, da Happy Days, che in realtà è molto più vecchio degli anni 80, ma che ha avuto un boom negli anni 80 in Italia, a Hazard, Knight Rider, comunque quella stramaledetta macchina con le luci LED lampeggianti è una cosa che rientra nel ricordo di tutti quanti, e comunque siamo arrivati fondamentalmente alle auto smart che ti rispondono a modo, ormai puoi veramente dire «Kit, accendi le luci!» e la macchina ti accende le luci. Quindi ci siamo arrivati a quel livello di tecnologia, dai, è una cosa piacevole, per fortuna però non abbiamo la luciazza rossa che lampeggia davanti. Anche se in quest'auto, per esempio, che è stata costruita dopo novembre 2011, rientra nella categoria delle auto con quella normativa europea, quindi comunque c'ho le luci accese anche di giorno, perché ho le luci di marcia diurne.
quello sì. Degli anni 80 c'è anche un ricordo molto piacevole di quello che è stato il cinema degli anni 80. Da una parte è nato il trash del cinema italiano degli anni 80, i film di Fantozzi, quei polizieschi con il Monnezza o comunque quelle cose con il classico poliziesco all'italiana che cerca di imitare il poliziesco violento all'americana, no? E cioè i ricordi dei film horror degli anni 80, che erano signori film horror, che erano quei film che guardavi quel film e ci avevi incubi per 3 settimane, che quando c'erano scene inquietanti arrivavi, non lo so, a sputare il cuore per terra. Tutto il contrario dei film horror che si sono sviluppati soprattutto negli ultimi anni, in cui si punta più al fenomeno jumpscare che all'horror vero e proprio. Se tu guardavi un film horror degli anni 80, veramente ti affacciavi da dietro il divano tremante, perché tutto ti dava l'impressione cupa, il nemico, il cattivo, era una cosa che non avresti voluto incontrare nemmeno nei tuoi incubi peggiori. Adesso il film horror sono ombre che si muovono, non si vede mai il nemico, la musica che cambia, la stanza... Ma sì, va bene, ma che succede? Qualcosa un pochino si salva, per carità, così come qualcosa di horror degli anni 80, comunque talmente trash da essere andato a prevaricare l'horror e è arrivato a certi livelli, ma il trash degli anni 80 è comunque una parte importante del cinema italiano, ed è una parte che mi è rimasta nel cuore, così come mi è rimasto nel cuore anche il cinema che riguardava in parte il trash, come per esempio i film di Fantozzi, che però rivisti negli anni 2000, nel 2015, riguardando i film di Fantozzi, uno però rivede anche quello che era un po' lo stereotipo degli anni 80, perché comunque i film di Fantozzi vanno vissuti, vanno guardati, i libri e i film di Fantozzi, perché sono correlati, vanno guardati anche con un occhio un po' a quelli che erano i grandi stereotipi degli anni 80. Io mi ricordo una discussione che ebbi con un amico un po' di tempo fa, in cui parlavamo in inverno del fatto che avesse avuto una giornata, una settimana lavorativa massacrante, rinchiuso in ufficio, e fuori giornate di sole bellissime, arriviamo a sabato, dobbiamo fare una bella partita di calcio con gli amici, e diluvia, cioè il campo alluvionato, è impossibile giocare! E io gli dissi, tu, quando eri più giovane, guardavi i film di Fantozzi e vedevi la nuvola dell'impiegato, scommetto che ridevi! Tu non hai mai capito i film di Fantozzi! E comunque, volevo condividere con voi questo momento, questa perla di ricordarsi un po' degli anni 80, ricordarsi di quel periodo in cui non avevamo le macchine fotografiche digitali o addirittura il telefonino che è diventato lo smartphone, il telefono furbo, il telefono intelligente, che non lo so quanto è intelligente un telefono che praticamente mi può seguire anche mentre sono in bagno, ma di questo, di nuovo, ne parlerò in un altro vlog, però sicuramente il punto è che non c'erano telefonini e macchine fotografiche digitali con cui scattare più che fotografie, fotogrammi. C'è gente che scatta delle vacanze 25 foto al secondo, sono fotogrammi, le metti assieme e ottieni il filmino delle vacanze, mentre negli anni 80, quando si andava in vacanza, c'era l'Instamatic, se non la Polaroid, e tu facevi con l'Instamatic, col caricatore 126, 24 fotografie, e quindi dovevi scegliere molto attentamente che cosa fare e sperare, perché poi finivi le vacanze, te ne andavi dal fotografo, dovevi fare sviluppare il rullino e sperare che le fotografie fossero venute bene, non fossero venute mosse. C'era la Polaroid, che ne ho ancora una da parte, e non c'era il selfie, c'era il chiedere alle persone «scusi, sia gentile, ci può scattare una fotografia?». E sono cose che un po' mi mancano, lo devo dire, anche se sicuramente l'avvento della tecnologia e il futuro che ormai è entrato nelle nostre case, nelle nostre vite, certamente ha migliorato tantissime cose.
però alcune cose un po' mi mancano, sono sicuramente nostalgico e appassionato a certe cose vintage. E a voi chiedo, voi siete appassionati del vintage o no? Siete figli degli anni Ottanta come me? Siete nati molto dopo di me, quindi degli anni Ottanta ne avete sentito solo parlare e avete seguito queste cose così, guardando questi canali YouTube? O magari siete molto più... no, non voglio dire quel termine... avete qualche anno in più di me, quindi avete vissuto magari la vostra adolescenza negli anni Ottanta? Non lo so! Fatemelo sapere con un commento, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR, raccontatemi qual è stata la vostra esperienza degli anni Ottanta, se avete dei ricordi degli anni Ottanta che vi colpiscono nel cuore, oppure se siete curiosi di conoscere come sono stati gli anni Ottanta. Bene ragazzi, questo è tutto, un vlog abbastanza veloce e molto nostalgico, sicuramente. Per cui vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha fatto tornare alla mente i vostri anni Ottanta, o vi ha fatto desiderare di aver conosciuto gli anni Ottanta, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con gli amici, condividerlo sugli altri social network. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace tanto, e soprattutto potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Ok. Io ho concluso, per cui, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog, per cui grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!